Continua a rimanere un giallo la scomparsa del Boeing delle linee aeree egiziane partito dall'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi e inavvisatosi nella notte tra mercoledì e giovedì sulle coste egiziane. In un primo tempo la compagnia aerea aveva dato la notizia che erano stati trovati i rotami dell'aereo vicino ad un'isola, salvo successivamente poi smentire la circostanza. Tra l'altro il vicepresidente della compagnia aveva detto che erano stati trovati. Intanto da Washington nella Casa Bianca dice tramite il suo portavoce che è ancora troppo presto per dire cosa possa aver causato la caduta dell'aereo. L'Egitto continua a ritenere fondata la pista del terrorismo che quella del guasto tecnico. Il presidente francese François Hollande, in una dichiarazione rilasciata agli organi di informazione francesi, ha detto: incidente o terrorismo, nessuna strada è da scartare e né da privilegiare. Intanto tra Parigi ed il Cairo continua il triste rito delle vittime, dei familiari soprattutto, che vogliono avere informazioni sulla tragedia. Mimmo Siena, Speciale News.